Questo è un prodotto da agricoltura biologica. Che cosa significa agricoltura biologica? L'agricoltura biologica è un'agricoltura sostenibile, ovvero sia un'agricoltura che si pone nei confronti dell'ambiente non in maniera depredativa ma in maniera conservativa. È un obiettivo abbastanza ambizioso perché significa contemporaneamente mantenere una produttività sostenibile senza deturpare troppo l'ambiente. Questo qua è un prodotto di per sé che è un concentrato di, come possiamo dire, buone azioni. Questo è il prodotto che noi andremo a portare a Zolle. Il prodotto arriva la mattina verso le 6:30. Una volta che abbiamo scaricato tutto iniziamo a fare quelle che noi chiamiamo porzioni, cioè a costruire sacchetti. Verso le 11 di mattina, 10:30, iniziamo a costruire quelle che noi chiamiamo zolle o scatole. Cioè prendiamo queste scatole di cartone, una per ogni cliente, e in ogni scatola inseriamo frutta, verdura, carne, uova, formaggi, a seconda del tipo di zolla che ha chiesto di ricevere il cliente. Ogni anno praticamente abbiamo aggiunto un giorno di consegna e piano piano abbiamo diviso Roma in 4 spicchi. Abbiamo raggiunto un sistema che oggi è abbastanza efficiente, integrato tra furgoni e biciclette. Cosa vuol dire? Che il furgone fa un po' da riserva di scatole per le biciclette. Noi consumiamo la cassa di zolle grande dopo che avevamo preso per un po' di tempo quella più piccola, perché ci siamo accorti che la qualità del prodotto è così alta e il fatto che ne conosciamo la filiera e ne verifichiamo la qualità ci rende ancora più preziosi e non si butta niente, consumiamo tutto quello che ci mandano. In più, lavorando, ce la portano a casa, è una cosa molto comoda e non ci danno quello che non vogliamo. Un altro motivo che ci diverte è la sorpresa nello scoprire i prodotti che ci inviano. Chissà se Daniele, mio nipote, continuerà a fare questo mestiere. Io penso di continuare a fare questo lavoro per alcuni motivi principali. Uno dei motivi è perché comunque voglio portare avanti un lavoro che hanno cominciato i miei nonni, i miei zii, e non voglio interromperlo.
Un altro motivo è perché quando andavo a scuola i miei professori mi hanno sempre detto che fare questo lavoro era un brutto lavoro, era solo fatica e nient'altro. Invece ho scoperto nel corso degli anni che c'è anche passione, contatto con la natura, lavorare in spazi liberi e non per forza in spazi chiusi. Eppure io quando avevo più o meno la sua età, tutto avrei fatto meno che l'agricoltore. Però mi è bastato poco, una piccola esperienza di lavoro al di fuori di questo ambiente per farmi ravvedere immediatamente e farmi compiere questa scelta. Forse è stata una scelta anche azzardata, ma adesso non la rimpiango per niente. La scelta di fare agricoltura è stata la scelta che ha cambiato sostanzialmente la mia vita. E poi soprattutto il passaggio che c'è stato dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. Questo è stato un altro elemento fondamentale. E il crescere della passione che ti attira la terra è un qualcosa di indescrivibile, che difficilmente si può far capire agli altri. È un qualcosa che senti dentro, è un qualcosa che ti prende. Il rapporto con Zoller, la nostra azienda, è stato un rapporto molto importante. Per la nostra azienda rappresenta un ottimo canale di commercializzazione e soprattutto ha dei grossi vantaggi perché permette una programmazione, cosa molto importante in agricoltura, e poi un rapporto diretto col consumatore che sicuramente altri canali di distribuzione come la grande distribuzione organizzata non consentono. Io lavoravo ancora in Piemonte, facevo un lavoro molto simile a Zolle. Quando poi l'idea di provare a fare qualcosa a Roma è diventata più concreta, ho chiamato Ghila e le ho chiesto se aveva voglia di buttarsi in un'avventura nuova. Sì, diciamo, abbiamo lavorato per un annetto così alla parte organizzativa, alla ricerca del locale. E poi mi pare il 20 maggio del 2008 abbiamo iniziato a fare insomma le prime consegne. In realtà cominciavamo a fare tutto, cominciavamo pulendo il locale, ricevendo il prodotto, spesso andandolo a prendere direttamente nelle aziende, facevamo le scatole, rispondevamo al telefono, quindi diciamo svolgevamo la catena dall'inizio alla fine. E inizialmente appunto abbiamo consegnato a 20 famiglie che erano mia mamma, sua mamma, la mia migliore amica, eccetera, per poi invece passare diciamo nel giro di 4-5 mesi diciamo ai 200 clienti serviti ogni settimana, e poi da lì insomma la crescita è stata piuttosto veloce. Oggi la nostra attività conta 20 persone, 8 in ufficio e 12 lavorano in magazzino e in logistica. Ci sono almeno 5 furgoni che lavorano tutti i giorni con noi, 90 aziende agricole. Per almeno 20 di queste è come se questo rapporto commerciale che abbiamo desse in azienda uno stipendio al mese, e cerchiamo di portare avanti questo lavoro, che è un lavoro commerciale essenzialmente, mantenendo una coerenza sia dal punto di vista sociale che ambientale. Per cui il lavoro si svolge soprattutto dal punto di vista della logistica nel modo meno energivoro possibile, dal punto di vista sociale cercando di rispettare sia le persone che lavorano qui che le persone che lavorano all'interno delle aziende agricole.